Noi la facciamo un momento. Sulla carbonara siamo molto integralisti, la facciamo con l'uovo intero, vieni, non con solo il rosso, anche perché la carbonara è un piatto povero, un piatto dei pastori anche, che ovviamente si guardavano bene dal buttar via una parte dell'uovo, quindi lo usavano tutto. E poi è stato stravolto, ma l'originale è questo. Diciamo che la carbonara originale è quella lì, semplicemente con il pecorino, il pepe, un buon uovo, noi usiamo appunto le uova italiane, olio di gomito e un po' di acqua di cottura. Quindi a differenza della crema usata qui in Inghilterra, la crema la facciamo noi. La fate voi? Certo, la facciamo, la realizziamo con il pecorino, un po' di acqua di cottura e l'uovo. Bisogna avere molto occhio per la cottura, per non farlo né tanto crudo e né tanto cotto, sennò diventa uno scrambled eggs. Come si vede nei ristoranti. Perfetto. In giro per il mondo. Bravo. Bambina. Noi la facciamo semplicemente come la farebbe a casa mia mamma, una signora qualunque italiana, soprattutto romana. Sinceramente il nostro successo che stiamo avendo qui a Londra con la pasta è che noi cuciniamo tutte le mattine, quindi non ci sono sughi riciclati e cuciniamo tutto al momento dal fresco. Eccola, è quasi pronta la carbonara. Spesso ormai si mangia meglio nello street food che nel ristorante. Ma assolutamente, anche perché lo street food ha la necessità di... Non c'è spazio, ha la necessità comunque di far fuori subito tutti gli ingredienti, perché gli spazi sono pochi, non possiamo conservare. E quindi offriamo un prodotto abbastanza semplice, ma comunque gustoso. Ecco qua la crema che invece viene giù. Una bella pecorinata. E ancora un po' di pepe. Buon appetito! E adesso il giudizio finale sta alla... Chili, black pepper? Tutto? Chili, chili, okay. Mozzarella. And the parmesan cheese. Carbonara for you, you need to make it, carbonara for you. Chicken, two chicken, chili, già ce li chiesti? Questa è una ricetta italiana e inglese, perché in Italia insomma il pollo sulla pasta non lo mangiamo tanto, però è ovviamente cucinata alla italiana con pollo, crema di funghi e prezzemolo e parmigiano.